È una giornata molto triste. Ciao a tutti, diavoletti! Sapete dove ci troviamo? Sapete dove ci troviamo? Guardate dietro di me chi c'è! Bing! Piangendo. Eh sì, ci troviamo proprio a casa di Bing! Ci troviamo a casa di Ma Bing! Bing sta piangendo, è molto triste. Dai, Bing. Poi leggete qui. Dobbiamo leggere qui per vedere perché sei triste. Ok, leggiamo. Sula è scomparsa. Qualcuno l'ha vista? E Cosa? dove è finita Sula? La Ho tua migliore perso amica Sula è scomparsa? la mia Ma quando è stata l'ultima volta che l'hai vista? E dove eravate? Ah, non si ricorda Oh, niente. diavoletti! State capendo tutti? Siamo a casa di Bing. Guardate, qui c'è la tua foto e qui c'è una foto di Bing e Sula. Che Una carini! foto ricordo, perché adesso Sula è scomparsa e chissà dove per la città. Da quanto Infatti. tempo, Bing? Tantissimo tempo, qui eravamo ancora insieme, sarà una settimana almeno. Diavoletti, guardate, qui c'è la storia. Bing è molto triste e si vede. Oh, che carino! Molto. Perché Sula è scomparsa? Bing non trova Sula da una settimana. Adesso Bing piangerà per È sempre. molto triste perché Sula è scomparsa. Ok, diavoletti, la nostra missione, la missione di oggi è trovare Sula. Così Bing non sarà triste per sempre. Ok, Cosa qui c'è ci sono. scritto? Ci ha dato degli avvisi e guardate cosa c'è scritto sopra. Qualcuno ha visto Sula? È scomparsa. Stiamo cercando Sula. Qualcuno ha visto Sula? E questi avvisi dobbiamo appenderli per la città. Sì, questo è l'unico modo per trovare Sula. Ok, così magari qualcuno vede questo E avviso. ci chiama, ci manda un messaggino. Infatti, ok, andiamo ad appendere questi avvisi per la città? Andiamo subito. Bing! Andiamo, mettiamone uno qui. Ok, mettiamone uno qui. Bravo Bing! Attacchiamo molto bene. Ecco Ok, fatto. abbiamo messo il primo avviso qui, così magari se qualcuno passa in questa strada, vede che Sula è scomparsa. Lo spero tanto. Ok, qualcuno ha visto Sula? È scomparsa. Diavoletti, se vedete Sula, avvisateci. Ok, diavoletti, andiamo avanti. Andiamo. Andiamo ad appenderne altri. Vieni Bing. Ok, Ok. Vinci, dobbiamo trovare Sula, quindi dobbiamo appendere tutti questi avvisi per la città. Ok, ne metto uno qui. Magari qualcuno passa da qui e vede questo avviso, che ne dici? Magari qualcuno passa e vede questo avviso. Chissà se ti troveremo, Sula, chissà se ti troveremo. Ok, continuiamo ad appendere altri avvisi per la città. Appendiamone uno qui. Ok, fatto. Diavoletti, andiamo a cercare Sula e continuiamo ad appendere altri avvisi per la città. Sula! Sula! Dobbiamo continuare ad attaccare avvisi per la città perché non c'è traccia di Sula. Nessuno ha visto Sula. Quindi continuiamo ad attaccare avvisi. Diavoletti, secondo voi troveremo Sula? Per favore, se qualcuno ha visto Sula, dovete avvisarci. È scomparsa. Ok, andiamo ad attaccare altri avvisi. Se qualcuno passerà di là, vedrà questo cartello. Sula! Sula! Ok, mettiamo un altro cartello qui. Diavoletti, stiamo appendendo tantissimi cartelli, ma non c'è traccia di Sula. Non troveremo mai Sula. Sula è scomparsa. Avete visto Sula da qualche parte? Qualcuno l'ha vista? Qualcuno ha visto Sula? Perché non c'è traccia? Sula, dove sei? Dove sei, Sula? Ok, stiamo attaccando tantissimi avvisi. Io e Vinci ci siamo divisi. Vinci sta attaccando tantissimi avvisi in un'altra zona e io sto attaccando tantissimi avvisi in un'altra zona. Ok, Sula, ti troveremo. Ok, ne metto un altro qua. Diavoletti, quanti avvisi sto mettendo? Troveremo mai Sula? Ma adesso vi dobbiamo far vedere una cosa molto triste, molto triste. Nella tasca di Bing, prima abbiamo trovato questa foto. Volete vedere questa foto? Ok, 3, 2, 1. Guardate, in questa foto ci sono Bing e Sula che si danno la mano e sono felici. Ma adesso, questo momento, non succederà mai più perché Sula è scomparsa e non la troveremo mai perché non c'è traccia di Sula. Non c'è traccia di Sula. Sula, dove sei? Sula, dove sei, Sula? Stiamo continuando ad attaccare questi avvisi, ma non c'è traccia di Sula. Sula, Sula! Bing e Sula torneranno mai insieme felici come in questa foto? Chissà. Chissà se troveremo Sula. Mai perdere le speranze. Mai perdere le speranze. Ok, Ah! fatto.
siamo tornati a casa di Bing e Sula, nessuna traccia di Sula. Nessuna traccia, nessuna chiamata, nessun messaggio, sembra che nessuno abbia vista Sula per strada. Eppure abbiamo messo tutti gli avvisi per tutta la città. Infatti li abbiamo messi tantissimi, ne abbiamo messi veramente tantissimi, abbiamo messo tipo 1500.000 avvisi. Sugli alberi, sulla spiaggia, sulle pietre, sui sassi, dappertutto abbiamo... Come è possibile che nessuno ancora ci chiami? Ok Bing, vieni, ti do un abbraccio. Oh, anch'io. Mi manca Sula. Oh, ti manca Sula, Bing? Sì. Poverino, povero Bing, dobbiamo trovare Sula, dobbiamo trovare Sula. Tranquillo, Bing. Mi dovete aiutare assolutamente, anche voi. Certo, sì. Bing. Anche voi, diavoletti, mi dovete aiutare. Ok, diavoletti, dobbiamo aiutare Bing a ritrovare Sula. Così torneranno di nuovo insieme, come questa foto, guardate, stavano giocando sulla neve. Una volta per tutte. Che carini, troviamo Sula, troviamo Sula. Ho tanta fame. Vinci, dobbiamo trovare Sula, non pensare a mangiare. Ma ho famissima. Cosa? Vinci, Arto, ho trovato uno scatolo. Che cosa sarà? Che cosa c'è dentro? Hai trovato uno scatolo? Ho trovato uno scatolo. Vinci, ma dentro questo scatolo ci sono dei fogli, guarda. Ma dove l'hai trovato, Bing? L'ho trovato mentre passeggiavo, l'ho trovato e l'ho preso, l'ho portato qui, qui fuori. Ok, prendiamo questi fogli. Cosa? Indizi per trovare Sula? Indizi per trovare Sula! Sì, 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 in questo scatolo ci sono gli indizi per trovare Sula. Sei stato veramente bravissimo! Bravissimo, Bing! Dammi il 5, Bing! Ora dobbiamo vedere questi indizi? Sì, certo che dobbiamo. Muoviti, cosa aspetti? Ok, vediamo questi indizi. Ritroveremo Sula una volta per tutte. L'ultima volta che Bing ha incontrato Sula, Bing ha regalato una collana a Sula. Se trovate la collana, vi avvicinerete di più a Sula. Bing, l'ultima volta che ha incontrato Sula, ha regalato questa collana a Sula. Guarda! Adesso te ne ricordi? Sì, mi ricordo, gli ho regalato una collana bellissima. Okay, ok, quindi dobbiamo trovare questa collana e ci avvicineremo sempre di più a Sula. Ma la vera domanda è dove si potrà mai trovare quella collana? Se non troviamo Sula, non possiamo trovare la sua collana. Sula! Sula! Diavoletti, dobbiamo trovare questa collana. Dov'è questa collana? Diavoletti, questa collana si trova fra queste piante? No, solo insetti fra queste piante. Eh sì, la collana non la vedo proprio da nessuna parte. Vinci, che c'è? Tu guarda lì. Oh, cosa? Su queste scale c'è la collana? Diavoletti? Quindi Sula ha salito queste scale? Ha salito proprio queste scale? Oh, abbiamo... la sua collana. Abbiamo trovato la collana di Sula su queste scale. È proprio la collana di Sula. Quindi dobbiamo salire queste scale per avvicinarci sempre di più a Sula. Abbiamo novità. Abbiamo trovato la collana di Sula. Abbiamo trovato la collana di Sula. Cercatela. Ok, ok. Ecco a te, Bing. La collana che ho regalato a Sula. Che bello, che bel ricordo. Ok, Vinci, questo è un altro indizio, un altro indizio. Leggi. L'ultima volta che Bing ha visto Sula, Sula stava dipingendo un fiore. Se trovate quel disegno, vi avvicinerete sempre di più a Sula. Ok, okay. Quindi, da come ho capito... Ora che ci penso, l'ultima volta che ero con Sula, stavamo disegnando. Disegnava proprio un fiore, così. Ok, quindi dobbiamo trovare il disegno di Sula per avvicinarci sempre di più a Sula. Ok, forse il disegno si trova su queste scale. Dobbiamo salire queste scale dove sì. C'era proprio la collana. Qui c'era la collana. Sula è andata proprio da questa parte. Vinci, guarda! Guarda, guarda! Cosa c'è? Guarda! C'è il disegno di Sula, c'è il disegno di Sula! Guarda, è proprio il fiore di Sula! È proprio il fiore di Sula, guarda! Stava dipingendo qui, stava dipingendo qui! Quindi Sula è andata proprio da questa parte? Sì, e dove sarà andata? Di qua oppure di là? Oppure qui sotto? Diavoletti, dov'è Sula? Ma stiamo trovando tutti gli indizi però! Questo è proprio il disegno di Sula! Questo fiore l'ha fatto con le sue stesse mani! Guardate, qui c'è ancora... Sono freschi? Sì. Guarda, Bing, abbiamo trovato anche il disegno. Questo è proprio il disegno che stava per fare Sula. Ok, adesso dobbiamo leggere gli altri indizi. Dobbiamo leggere gli altri indizi. Sula ama saltare con la corda. Gioca sempre con la corda. Riuscite a trovare la corda di Sula? Certo, noi giochiamo sempre con la corda. Anche se Sula è molto più brava di me. Ok, quindi dobbiamo trovare la corda di Sula. Andiamo, Vinci, andiamo. Ok, Vinci, qui prima abbiamo trovato il disegno, vero, Vinci? Sì, quel disegno era proprio qui. Ok, quindi andiamo avanti.
Cosa? Questa è la corda? Guarda! Oh, Sula ama saltare con la corda! Ecco la corda! Ecco la corda! Ok, Vinci, abbiamo trovato la corda! Adesso andiamo avanti, Anto? Sì, andiamo avanti! Ok, andiamo avanti, magari troviamo Sula. Vediamo l'altro indizio. Oh, questo è l'altro indizio! Ma cos'è questa spazzola? Questa è la spazzola che usa sempre Sula? Forse è caduta da qualche parte? Ok, dobbiamo trovare la spazzola. Andiamo avanti, magari si trova sempre avanti. Cosa? Questa è la spazzola, guardate, è proprio uguale! Questa è la spazzola che usa sempre Sula? L'abbiamo trovata, Vinci, l'abbiamo trovata! Sì, ma adesso cosa dobbiamo fare? Vinci, adesso penso che dobbiamo andare avanti. Andiamo sempre avanti. Sula? Sula? Non trovi più la strada di casa? Vieni con noi, vieni con noi! Dammi la mano! Come mai non trovavi la strada di casa? Dai, vieni, Sula, vieni! Vai, vai! Oh, sono insieme, Vinci! Guarda che carini! Oh. Siamo finalmente tornati insieme! Sola. Ok, diavoletti, commentate qui sotto tutti quanti con un cuore rosso. Ciao, diavoletti! Oh, che bello! Abbiamo risolto la nostra missione! Sula e Bing sono tornati insieme e adesso sono felici, giocheranno, faranno tantissime cose insieme e adesso possiamo anche uscire da questo mondo. Bing, addio! Addio, Bing! Addio, Sula! Diavoletti, dite tutti quanti addio a Bing. Addio Bing. Ma, diavoletti, adesso dobbiamo dirvi una cosa molto importante. Guardate, questo è uno scrigno misterioso. E questo scrigno misterioso, adesso noi possiamo aprirlo perché siamo arrivati a 390.000 iscritti. Adesso è arrivato il momento di aprire questo scrigno misterioso. Dobbiamo vedere cosa c'è dentro. Questo scrigno ce l'ha mandato uno sconosciuto e noi siamo molto curiosi. Secondo voi, cosa si nasconderà mai in questo scrigno misterioso? Lo scoprirete in questi giorni. Lo apriremo insieme in questi giorni.